ha sfondato la ringhiera di protezione ed è precipitato lungo una scarpata, un volo di circa 10 metri è andato a finire a ridosso di uno stabilimento balneare. Per il conducente non c'è stato niente da fare. 23 feriti, di cui 15 sono stati trasportati in elicottero all'ospedale del mare e due bambini invece al Santo Bono. I soccorsi sono scattati immediatamente, come confermato anche dal sindaco Marino Lembo che abbiamo intervistato e che andiamo adesso ad ascoltare insieme anche a due testimoni oculari. Poi viene allo studio. L'aiuto sinergico efficientissimo che ha evitato che la situazione diventasse ancora più grave di quello che poteva succedere. E se c'era un punto dove non ci aspettavamo potesse mai succedere qualcosa è stato questo. Io ero impegnato a fare lezione nel tratto adiacente allo stabilimento Leondine. Come tutti coloro sulla spiaggia abbiamo sentito un forte rumore e veder venire giù il bus dalle ringhiere soprastanti. Evidentemente stavano molto stretti, stavano molto attaccati le persone, per questo insomma forse pure si sono salvati.